Ascoltare l'interno, percepire l'interno, non è chiedersi cosa dobbiamo provare, non è l'aspettarsi qualcosa. Guardare l'interno significa che se voi mi osservate attentamente, voi potrete vedere che io adesso ho una penna in mano, però magari fra un minuto potrei avere in mano anche, che so, un ferro da stiro. Potrei avere in mano una forbice. Ma in questo momento, ora precisamente, se voi osservate attentamente, io in mano ho una penna. Vuol dire questo? Prendere coscienza che io sono qui, presente in questo momento, adesso, e con la penna in mano. Magari sto parlando con Giuseppe o con Maria. Magari sto lavorando. Magari sto bevendo un caffè, mangiando un panino, una macedonia alla frutta, un pompelmo, una banana e perché no? Magari una pizza. A me piace alla margherita, però mi va bene anche il prosciutto ai funghi perché sono un po' abitudinario. La capricciosa mi piace, ma il carciofo è un po' di troppo. E quindi magari sto mangiando anche una pizza o bevendo un caffè. Ma durante la giornata io prendo atto, cioè prendo coscienza, cioè capisco, mi sforzo di pensare che sono qua, presente, con le mie mani che tengono in mano una penna, ma potrebbero tenere in mano un ferro da stiro. Oppure potrebbero tenere in mano una forbice. Dipende dal momento. E prendo coscienza. Scusate. Vuol dire allora che le mie mani tengono una penna. Quindi mi accorgo di essere presente all'azione. Ma questo essere presente alla mia azione è qualcosa che si stacca da tutto. Nel senso che se io penso di essere qui, presente, con la penna in mano o con il ferro da stiro o con la forbice, non posso pensare in questo momento di essere anche al mare, in mezzo all'acqua a fare il bagno e di vedere un bel pezzo di donna sull'ombrellone davanti a me. Perché io mi stacco da tutto e sono qui davanti a voi con la penna in mano. E allora penso, cosa c'è nel mio interno? Nel mio interno. Nel mio interno vuol dire qui dentro. Noi, nella vita di tutti i giorni, siamo costretti a recitare. Ci troviamo a diventare tanti personaggi diversi e corriamo da una parte all'altra, da un posto all'altro, da Padova a Milano, da Venezia a Roma. Perché voi chiedete? Non lo so, cerchiamo qualcosa, cerchiamo il successo, cerchiamo la grana, cerchiamo qualcosa, ma noi corriamo, corriamo dappertutto. E così, quando noi corriamo da una parte all'altra, prendiamo coscienza, anzi no, non prendiamo coscienza, perché non ci accorgiamo che noi esistiamo e che siamo qui ed ora con la penna in mano o col ferro da stiro. O col ferro da stiro o con la forbice. Insomma, con qualcosa in mano. Allora significa prendere
prestare attenzione e portare l'attenzione su un'altra dimensione, quella del qui ed ora, la dimensione del presente, essere qui ed ora. E una cosa che ripeto spesso è quella di non sentirsi nessuno, perché se siamo qui con la penna in mano o col ferro da stiro o con la forbice, vuol dire che siamo qualcuno, perché se fossimo nessuno non potremmo essere qui ora presenti con la penna in mano, col ferro da stiro o con la forbice. Allora sono qui e percepisco, semplicemente. Scusate l'interruzione. Era un'interruzione di gravidanza, scusatemi molto. Allora sono qui e percepisco semplicemente l'azione che sto facendo, cioè quella di tenere in mano la penna. E allora mi accorgo che sono vuoto e questo vuoto. E questo qualcosa, questo silenzio interiore, non è qualcosa che devo produrre io per stare bene. C'è spontaneamente, perché c'è un intervallo tra i nostri pensieri. Questo intervallo dobbiamo imparare a percepirlo, stando qui, con la penna in mano, col ferro da stiro o con la forbice, e dobbiamo percepirlo come energia positiva, perché ha una funzione terapeutica. Hai litigato con tua moglie, hai litigato con tua madre, hai litigato con tua sorella, hai fatto bene, perché sono delle stronze. No, hai fatto male, perché te lo devo dire. Hai fatto male, non bisogna litigare con tua sorella, con tua madre e con tua zia. Porta pazienza, controllati. E allora so che tu vorresti dire a tua sorella, a tua madre, a tua zia, vorresti dire tante cose, ma non puoi dirgliele, perché se no ti prendono a schiaffi. Hai capito? Ecco allora che intervengo io. Tu non puoi dire queste cose a tua madre, a tua sorella e a tua zia, ma puoi venirle a dire a me. Io avrò la pazienza di ascoltarti. Starò fermo, non reagirò, starò zitto in silenzio, ti ascolterò per un'ora, ma tu dovrai avere pazienza anche tu, avere un po' di quattrini, perché io ti ascolterò, ma mi dovrai almeno per un po' pagare, perché anche il mio tempo è denaro. Hai capito? Ecco, io credo che ci siamo detti tutto, ci siamo detti tutto e possiamo concludere qui la nostra conversazione.